fascia superiore del corpo dello sfenoide è concava ed è detta sella turcica, ed è questa qui, come possiamo vedere, ricorda vagamente una sella. Adesso la sella turcica presenta la sua porzione più depressa, che è questa qui, ed è detta fossetta ipofisaria, poiché accoglie l'ipofisi, la ghiandola ipofisi. È delimitato la sella turcica dorsalmente, quindi posteriormente, da questa lamina quadrangolare, che è il dorso della sella, e che nel suo margine superiore all'estremità presenta due sporgenze, che sono i processi clinoidei posteriori, questi qui in viola. Anteriormente il limite della sella è detto tubercolo della sella, ed è questo qui, ed è una sporgenza trasversale che non possiamo apprezzare molto bene dalla ricostruzione della web app. Ai lati del tubercolo della sella troviamo i processi clinoidei medi, che sono comunque meno pronunciati di quelli posteriori. E anteriormente al tubercolo il solco prechiasmatico, questo qui, che è appunto un solco. Lo possiamo vedere da questa prospettiva. È un solco in cui abbiamo il chiasma dei nervi ottici, ovvero in cui si incrociano i nervi ottici che passano per il canale ottico, delimitato dalle radici delle piccole ali dello sfenoide. Questo è il canale ottico, l'apertura del canale ottico o foro ottico. Bene, le facce laterali del corpo dello sfenoide invece risultano essere anterosuperiormente, quindi avanti e sopra, sono interessate principalmente dalle radici delle piccole ali, come possiamo vedere, queste qui. E invece inferiormente dalla radice ossea delle grandi ali. Per quanto riguarda invece la sua porzione, anzi le loro porzioni libere, sono interessate dal solco carotideo, questo qui in rosso, che è delimitato lateralmente dalla lingula sfenoidale, che è questa qui in giallo, appunto, lateralmente al solco carotideo. Quindi lingula sfenoidale. Andiamo ad analizzare invece la faccia anteriore del corpo dello sfenoide. Notiamo subito la cresta sfenoidale, questa qui viola, poi che termina inferiormente nel rostro sfenoidale. Il rostro sfenoidale articolerà con le ali del vomere. Ai lati della cresta sfenoidale, la quale va detto articolando con la lamina perpendicolare dell'etmoide, parteciperà alla costituzione del setto nasale, mentre le superfici ai suoi lati, sempre facente parte della faccia anteriore del corpo dello sfenoide, prendono parte alla formazione delle pareti della volta delle cavità nasali. Abbiamo anche i seni sfenoidali all'interno del corpo dello sfenoide, la cui apertura è visibile proprio ai lati della cresta sfenoidale. Sono questi due fori. Quindi la cui apertura, l'apertura dei seni paranasali, dei seni nasali, dei seni nasali, o meglio, scusatemi, dei seni sfenoidali, è parzialmente coperta dalle conche sfenoidali, che sono delle lamine ossee, questa. Conca sfenoidale. Ok, notiamo inferiormente che questo qui in giallo, processo vaginale, determina la presenza di due solchi. Quello più mediale è detto vomero vaginale, perché diciamo per la presenza delle ali del vomere. Quello invece più laterale è detto palato vaginale, e
diciamo, articolando lo sfenoide rispettivamente con il vomere e con l'osso palatino, daranno vita al canale vomero-vaginale e al canale palato-vaginale. La faccia posteriore, invece, come possiamo apprezzare da qui, questa, invece sarà interessata dalla sinostosi, o quella che prima è una sincondrosi, sfeno-occipitale, ovvero dall'articolazione avviene tra la faccia posteriore, appunto, dello sfenoide e la parte basilare dell'osso occipitale, e che, diciamo, darà vita poi a una sinostosi, cioè sfenoide e osso occipitale diverranno un unico osso, fondamentalmente, poiché la cartilagine presente nell'articolazione poi ossificherà. Un'altra cosa che ho mancato è che il dorso della sella, questo qui, questa è la mia quadrangolare, nella formazione dell'articolazione sfeno-occipitale, darà, assieme alla parte basilare dell'osso occipitale, il clivo.